Un racconto tutto al femminile, figlia mia, il secondo lungometraggio della cineasta Laura Bispuri, unica pellicola italiana presentata alla 68esima edizione del Festival di Berlino. Applausi del pubblico per una storia di complicità e rivalità tra due donne, due madri, Angelica, l'attrice Alba Rovacher, e Tina, Valeria Golino, che si contendono l'amore di una bimba di 11 anni, Vittoria. Un tema complesso in un ambiente scarno, la Sardegna, terra primordiale e di simbolismi. Bisognava trovare un equilibrio tra questi due personaggi, non è stato facile, ma alla fine spero che ci siamo riuscite. Sopravvivere a questo personaggio così strano, così forte, così compresso e la voglia di lavorare con Alba e con Laura e con la piccola Sara. Di questo ha bisogno. Questo la cura. Ti prego. Perché la devi curare? È malata. Due attrici donne molto forti, anche la regista è donna, con una storia interessante da raccontare. Il film vuole sostenere il lavoro al femminile nel mondo del cinema. Questo è uno dei candidati più promettenti nella corsa ai premi del festival, ma manca ancora una settimana.